Domenica 6 ottobre la categoria juniore si è impegnata sulle strade della nostra provincia. Partenza in Valle Sabbia, precisamente da Vestone, per poi concludere la prova sulle strade della Valtenesi e striscione d'arrivo posto a Prevalle, davanti alla sede dello sponsor della manifestazione Delio Gallina. 118 chilometri in programma e 108 partenti che, nonostante il clima autunnale, si sono presentati ai nastri di partenza con l'intenzione di rendere la prova vibrante e incerta fino alla fine. Numerosi gli atleti che nel corso della gara si sono messi in bella evidenza con lunghi tentativi di fuga che hanno contribuito a mantenere una buona tabella di marcia che alla fine ha fatto registrare l'interessante media visto il percorso di poco meno di 42 km orari. Molto interessante e collaudato il tracciato conclusivo, comprendente la salita di Muscoline, località Castello, che come previsto è stato il tratto più impegnativo e temuto dell'intero percorso. Al suono della campana, con un margine di vantaggio di una manciata di secondi sul gruppo Ammiraglia, in testa alla corsa troviamo quattro attaccanti: Simone Cattaneo, Tim Giorgi, Daniel Rupiani, Cipollini Stefan, Alessio Bottura, Valle di Non e Claudio Berardinelli, Otelli. Il gruppo, un po' sfilacciato, non sembra in grado di ricucire lo strappo. Ultimi chilometri e situazione in testa che cambia, cede Berardinelli e rientra sugli attaccanti Fabio Previtali, Aurea Zanica e a seguire una maglia Canturino, Nicola Baggioli, che poco dopo prende tutti in contropiede, allunga con decisione guadagnando velocemente metri preziosi. Eccolo in perfetta solitudine sul viale d'arrivo con un distacco di qualche metro. Sul secondo gradino del podio, uno tra i favoriti alla vigilia, Daniel Rupiani, Cipollini Stefan, mentre sul terzo gradino del podio sale il trentino Alessio Bottura. Quarto posto per Simone Cattaneo, Tim Giorgi, quinto Fabio Previtali, Tim Aurea Zanica, sesto Simone Benedetti, Mazzano Tim, chiude in settima posizione Gianmarco Begnoni, Aspiratori Otelli, ottavo Marco Galimberti, Feralpi Monteclarense, nono Marco Molteni, Biassono, decimo posto per Samuele Bianchi, Canturino 1902. Nicola, vittoria numero? 4. Questo percorso era impegnativo e difficoltoso, com'è andata? Ma è stato più impegnativo anche perché è arrivata la pioggia, ci sono state più selezioni, ci sono state un po' di cadute. C'era via la fuga per l'ultimo giro, sulla salita sono scattato, ce l'ho fatta rientrare e sull'ultimo strappetto sono andato via e ce l'ho fatta arrivare. A chi la dedichi? A miei genitori, mio fratello, la mia famiglia e la squadra. Ma che caldo fa!